All'Italia serve credere di più in se stessa, non dare niente per scontato, non dare per scontato gli 8.000 km di coste, le città d'arte, il paesaggio, l'enogastronomia. L'Italia ha intenzione di promuoversi sempre di più, nel migliore dei modi, rispondendo a quelle che sono le richieste dei vari mercati, dei consumatori. Aver abbinato due argomenti che in passato sembravano molto lontani, l'agricoltura e il turismo, e poi una promozione, come dicevamo, sempre più in linea con quella che è le richieste dei vari mercati e dei vari operatori. L'Italia deve capire che è una superpotenza mondiale per quanto riguarda il turismo e non se lo deve dimenticare mai. Noi come Accademia siamo nati proprio per far capire a tutti che del bergamotto, che era il 97% che veniva buttato, invece se ne poteva fare un grande e veramente importante strumento di promozione del territorio, della gastronomia regionale. Si può utilizzare in gastronomia e veramente dal succo alle marmellate, alle confetture, all'utilizzo col pesce, all'utilizzo con le carni, ma anche con le conserve. Non solo piace, ma fa anche bene. L'isola di Sardegna, un'isola che ha una forza, una struttura importante. Il porceddu è uno dei piatti più importanti, allora avrà bisogno di un olio molto intenso, di un olio strutturato, amaricante fino a sentire quasi un sapore tannico per chi si intende di vino. Questo viene dato dalla Bosana, che si ritrova in molte parti della Sardegna, soprattutto in provincia di Sassari, e poi anche la tonda di Cagliari, un'altra varietà tipica della Sardegna. Sardegna che riesce sempre di più a produrre un olio di qualità. Probabilmente, se di solito si anticipano le raccolte e la frangitura dell'olio, qui invece siamo un pochino più in ritardo, di solito arriva a novembre, metà novembre, anche fine novembre. Matera, la capitale europea della cultura del 2019. Il nostro pane di Matera è il prodotto di punta, di eccellenza che stiamo promuovendo in questa manifestazione splendida. Lo accompagniamo ad altri prodotti, sempre farinaci, biscotti e focacce tradizionali fatte negli antichi metodi, nei forni a legna. Poi aggiungiamo il latticino classico di Matera, la nostra mozzarella, la nostra provola dolce, e lo accompagniamo con un primitivo. I latticini innanzitutto hanno la bontà del latte, selezionato insomma nella nostra terra, soprattutto Matera, e quindi vengono fatti anche lì in metodi particolari e che danno un prodotto veramente eccellente.